Ciao amiche e amici, eccoci qua. Anche oggi con Natura nel cuore andiamo a casa di una nostra carissima amica, Angela, che vive a Cersosimo in Basilicata. E come diceva il buon Rocco Papaleo in Basilicata Coast to Coast, la Basilicata esiste. Andiamo! Qui in meridione, in Basilicata, si usa fare la frittata la mattina di Pasqua con asparagi, che li ho già puliti, lavati e messi a cuocere, solo bolliti. Poi ci serve della toma fresca, della salsiccia lucana e della pancetta. Quindi adesso stanno cuocendo gli asparagi. Una volta cotti gli asparagi, aggiungeremo tutti gli altri ingredienti. Passo per passo vi farò vedere come si fa. Allora, gli asparagi adesso si tolgono. Vedete? Li lasciate un pochino indietro di cottura. Poi facciamo rosolare la pancetta, che vi avevo detto prima. Allora, la pancetta è rosolata, aggiungiamo il salame, facciamo rosolare insieme. Poi si aggiungono gli asparagi, fanno andare ancora un po', si aggiunge la toma che si scioglierà un pochino, quindi si può andare ancora un po', si può andare un po'. Allora, poi vedete che la toma si è sciolta un pochino, inizia a fondere, a filare, quindi la fate terminare ancora, ci mettete l'uovo, così la appianate un po' in modo che sia e la lasciate raffermare. Aspettate che sia cotta, finché l'uovo si solidifica un po', e la frittata è pronta. Buona Pasqua a tutti, buon appetito!